nostro prossimo oratore, grazie mille. Per semplificare, visto che la maggioranza dell'audience è italiana, Daniele Parioper, mi è capitato di insegnare in parecchi posti, un pochettino in tutta Europa, ho insegnato al Tudelft, alla Sapienza di Roma e adesso mi trovo a Denver e ho la fortuna anche di essere un membro dell'IBC, che saluto, vedo diversi colleghi qui, da alcuni anni, è dal 2006 e quella che vi presento adesso è una ricerca che è nata circa 10 anni fa. Sono 10 anni di lavoro cercando in giro per i musei di tutto il mondo, diciamo parte dell'Asia rimasta esclusa per il momento, ma ci andrò presto, raccogliendo circa 8.000 casi studio di tutto quello che riguarda l'appeal e il fascino del museo e quindi come creare appealing exhibition, diviso in questi indici meravigliosi, quindi è diviso per eventi e format, abbiamo persino un sacco di materiale sulle toilette, quindi estremamente utile, servizi di sicurezza e precauzioni, su come interagire, mini marketing e bookshop, e poi insomma potete leggerli con molta facilità da soli, visto che abbiamo pochissimo tempo. Vi farò vedere alcune fotografie tratte appunto dal nostro Museum Good Practice Arsenal e cominciamo subito con i musei che riescono con grande facilità a cambiare completamente la percezione del loro spazio interno. Qui siamo all'Hamburger Bahnhof e come vedete ci sono le renne di Carsten Höller che hanno pascolato dentro il museo per circa un mesetto, creando naturalmente un effetto abbastanza forte, quindi una decontestualizzazione dei luoghi e dello spazio. Abbiamo musei che ci mostrano, musei e mostre naturalmente, che ci mostrano che cosa succede dietro, cioè che cosa troviamo dietro al quadro, quindi facendoci vedere tutti i percorsi che l'opera d'arte ha affrontato nella sua storia, come abbiamo allo stesso modo mostre e musei che ci presentano un altro punto di vista. Questa è una sedia d'arbitro di tennis, immaginate una selezione di 15 foto da 8.000, è comunque una cosa estremamente riduttiva, però cerchiamo in 20 minuti di dare un buon quadro, quindi per cambiare il punto di vista dello spettatore, ovviamente lo spettatore è sempre al centro. Abbiamo musei che ci fanno vedere i laboratori di restauro in diretta. Qui siamo, prima qualcuno citava il Denver Art Museum, io passo parte della mia esistenza nella città di Denver, il Denver Art Museum è un grosso museo e questo è il Natural History Museum of Denver, quindi il museo, cioè la parte del restauro è completamente visibile. E abbiamo anche spazi espositivi che ci mostrano la storia degli oggetti. Come vedete, questo mazzo di chiavi appoggiato su un ben scarno supporto, è una, così possiamo chiamarla, una scansia di acciaio. E vi faccio vedere questa immagine perché ha un interessante applicativo che unisce la cultura del contatto digitale alla possibilità di un touch analogico. L'obiettivo di tutti credo che sia in futuro aumentare i touch point, dopo parleremo un pochettino di marketing culturale. E questo mazzo di chiavi viene da una signora, esattamente la panettiera di un quartiere di Amsterdam, a cui sono state lasciate dalle famiglie di cultura ebraica che sono partite per i campi di concentramento. Il mazzo era molto grande, dopo buona parte delle famiglie fortunatamente sono tornate a ritirare le loro chiavi di casa, quelle rimaste sono finite all'interno di Mediamatic, un progetto molto grosso di Amsterdam, bene, in cui l'utente ha la possibilità di prenderle, toccarle, metterle dentro la cabina di fotografia, quindi ottenere un'immagine in altissima definizione, poi vedete a destra c'è un computer, di ottenere direttamente attraverso il suo numero di cellulare una scheda tecnica precisa con tutto il materiale e la storia relativa a questo oggetto. Quindi è giusto per farvi un esempio molto semplice di applicativi analogici a sistemi digitali. E qui abbiamo un esperimento straordinario, siamo all'Historisch Museum di Amsterdam, dove attraverso una specie di tunnel si arriva all'interno di questa cabina. Alla vostra destra trovate un letto, alla sinistra un lavandino e una cabina per le prostitute di Amsterdam, nella quale tu ti trovi improvvisamente dentro e davanti hai persino le persone che ti guardano. Quindi, come vedete, ci sono musei che cercano di lavorare in modo molto profondo, cercando di instillare in noi delle esperienze più che delle evocazioni, di cui parleremo anche dopo. Altri musei ci invitano a vestirci con gli abiti delle culture rappresentate nel proprio territorio, qui siamo a Berlino. Altri musei ci invitano addirittura a fotocopiare i materiali presenti in mostra. Sapete che in molti posti non si può toccare niente, questo è un grosso problema soprattutto per i bambini. Bene, ci sono musei che addirittura ci invitano a fotocopiare i materiali presenti. Sono tanti, fortunatamente ormai, e
Altri musei invece ci invitano ad annusare quello che avviene all'interno del museo. Questo è un progetto molto interessante fatto da Smell Festival, tra l'altro siamo a Bologna, siamo al museo Casa Morandi, e Smell Festival ha ricampionato l'odore dell'ambientazione di Casa Morandi di circa 100 anni fa. Quindi cosa cucinavano, c'era una forte presenza di curry, l'odore degli armadi, l'odore delle tele, l'odore della vita quotidiana della famiglia Morandi. Sempre, dicevamo appunto, per allargare le nostre percezioni, e di conseguenza quando ci troviamo dentro una mostra con un certo appeal, ovviamente le nostre percezioni vengono esaltate e i nostri organi coinvolti. Qui siamo al Copper Hewitt Museum di New York, esattamente quest'estate, questa è una discreta novità, è una penna che consente, cliccando sulla croce che voi vedete in alto a destra, di registrare tutte le informazioni, sia didascaliche che naturalmente testuali, che in termini di immagine, dell'oggetto che voi amate di più. Questo consente al museo sia di registrare gli oggetti più cliccati, chiamiamoli così, all'interno del museo, ma consente anche, una volta ritornati alla cassa, di scaricare questa penna e all'ingresso vi viene consegnato un biglietto, il vostro biglietto d'ingresso ha un indirizzo HTTP, quindi tutto il materiale che voi avete raccolto nel museo viene scaricato automaticamente nell'indirizzo di questo sito temporaneo che vi viene dato con tutto quello che sono il vostro sistema di like. Quindi anche qui molto interessante per fare in modo che l'esperienza del museo continui oltre il museo, che è uno dei principali obiettivi. Siamo di nuovo al Denver Art Museum qui, che è stato citato diverse volte. Questo è il management room, quindi in questa sala pianificano le mostre, come vedete c'è il modellino del museo di Libeskind e immediatamente di fianco fuori c'è lo stesso modellino per i bambini, cioè i bambini possono pianificare la mostra quanto il management del museo, poi si interfacciano. Parte della ricerca è appunto, come abbiamo detto, sul merchandising e tutte le modalità di fare pubblicità all'interno del museo. Abbiamo cose meravigliose come i tattoo con Botticelli alla Galleria degli Uffizi per bambini, e oppure in alcuni musei ho visto comprare addirittura i simboli delle rivolte, no? Ad Amsterdam vendono le pietre che si usano per le manifestazioni, molte volte costano anche 35 euro ciascuna, quindi insomma non è poco. E abbiamo anche appunto raccolto migliaia di esempi su come il museo può fare pubblicità, quindi incassare tra virgolette soldi dagli sponsor senza interferire troppo in ciò che è il messaggio culturale del museo, in ciò che sono, così diciamo, le sue vestigia fondamentali. Un caso studi molto semplice e abbiamo praticamente finito. Rem Koolhaas, che molti di voi conosceranno, alla 49esima Biennale di Venezia ha presentato un caso studi estremamente interessante. Gli è stato incaricato di una consulenza per l'Ermitage di San Pietroburgo. Qualcuno di voi conosce, è mai stato all'Ermitage nelle condizioni in cui si trova? Perfetto. Ecco, l'Ermitage ha bisogno di un grosso restauro e lui ha suggerito alcuni punti che secondo me sono estremamente interessanti, che sono questi che vediamo scritti, soprattutto dicendoci che possiamo sfruttare le condizioni esistenti del museo per creare una nuova modalità di installazione e di conseguenza una nuova modalità di lettura del museo. Esponendo i grandi capolavori, e l'Ermitage è pieno di masterpiece veramente molto importanti, esponendoli negli ambienti in cui, tra virgolette, si trovano, quindi in condizioni di estrema negligenza, noi possiamo creare una lettura completamente diversa del museo. È un caso studi abbastanza limite, mi rendo conto, è un caso studi molto forte, però vi posso assicurare che l'appeal di questo tipo di decontestualizzazione è molto importante, perché ci aiuta anche a percepire il museo come uno spazio diverso da quello a cui siamo abituati a conoscere, quello che siamo abituati ad entrare. Concludo con alcune piccole guidelines che riguardano un pochino le strategie di marketing culturale per il futuro. Da circa 15 anni lavoro per Future Concept Lab, anche per Francesco Moraccio, una società che si occupa di ricerca di tendenza, e il mio lavoro è appunto il trend searching, e i parametri si sono venuti a trasformare, i parametri del marketing in generale e di conseguenza anche quelli del marketing culturale, in modo molto profondo negli ultimi anni. Quindi dal concetto di evocazione, che, di cui fondamentalmente gli anni 90 sono stati molto ricchi, passiamo al concetto di esperienza. Adesso le persone vogliono toccare, vivere in prima persona, non gli basta evocare uno status o una proiezione. Dalla cultura del prodotto alla cultura del progetto, di questo non c'è bisogno, credo, neanche di dirlo, è quasi ormai ridondante parlarne, perché
La cultura del progetto respira eternità, la cultura del prodotto vive di concorrenza di altri prodotti, il progetto no. Dal concetto di grande e piccolo al concetto di chiuso e aperto, questi sono proprio due, possono sembrare cose estremamente simili, ma ci portano a ragionare sulla cultura e sul museo soprattutto in un modo completamente differente. E dal concetto, e qui si parla soprattutto di consumo culturale, da un consumo di natura aspirativa, quindi qualcosa che porta alla nostra, rappresenta la nostra aspirazione, a qualcosa invece che porta alla nostra ispirazione. Quindi, come vedete, sono dei passaggi abbastanza semplici che stanno caratterizzando e caratterizzeranno dalle previsioni di chi si occupa di ricerca di tendenze almeno i prossimi 10-15 anni, come per esempio abbiamo parlato prima, la trasformazione di moltissimi applicativi digitali in touch point analogici. Questo è un altro dei tool fondamentali. I paradigmi rimangono gli stessi più o meno degli anni precedenti, quindi trust and share è molto importante, che per condividere una filosofia di vita, per condividere un'esperienza in un museo, per condividere un'emozione, noi crediamo profondamente in questa emozione, perché altrimenti non riusciamo a trasformarla. Poi cambia la modalità di fruizione dell'esperienza. Adesso uno dei concetti principali è quick and deep, cioè veloce e profondo. Oltretutto abbiamo migliaia di strumenti che ci rendono possibile questo tipo di contatto veloce e profondo, quindi viene agevolato anche dal sistema di comunicazione che sotto i nostri occhi vive tutti i giorni. Unique Universal, l'esperienza che le persone vogliono fare, soprattutto il prodotto culturale, deve essere unica in quanto personale, ma deve essere anche universale in quanto deve avere l'idea, deve donarci l'idea di creare valore insieme ad altre migliaia di persone. Abbiamo naturalmente di questi paradigmi che vi sto facendo, ci sono migliaia di esempi che oggi in questi 20 minuti non riusciamo ad affrontare, e devono anche essere esperienze cruciali e sostenibili. Sostenibili, poi la parola sostenibile entro i prossimi 10 anni scomparirà dal vocabolario, perché sarà tutto ovviamente sostenibile. Adesso ne parliamo tanto perché non abbiamo ancora la possibilità di avere uno spettro a 360 gradi della nostra vita in modo sostenibile, però è soprattutto cruciale. Io ho finito, vi ringrazio molto.